Se siamo qui, inizierei a presentare un attimino i problemi di oggi stasera. Siccome sappiamo che diciamo, è un po' una tradizione nostra, quindi anche di venire un po' dopo all'orario indicato sui manifesti, quindi inizio subito a presentare, così nel frattempo magari arriva ancora qualcuno e diamo tempo agli ultimi partecipanti di raggiungere. Dunque, io vorrei dire due parole sull'incontro di stasera, sul motivo per cui abbiamo fatto conto due parole, non so prova e poi diciamo la prova. L'incontro che stiamo nell'invito che abbiamo prestato di volta al professore è nato all'interno del liceo Pacinotti, per iniziare il mio genitore, il genitore che fra l'altro è di nostra moglie, Barbara, che sono alcuni anche rappresentanti del Consiglio di. Ecco, dico questo perché noi come liceo stiamo cercando da molti anni, ma ultimamente sempre di più, di cercare di proporci nei limiti del possibile anche come un'agenzia culturale per il territorio. Forse non tutti gli abitanti di Levanto lo sanno, però sono pochissime le cittadine delle dimensioni di Levanto che hanno delle scuole superiori. La Puglia di Spezia, a parte Sarzana, Spezia, che è una realtà microscopica, la Rete Ligure, nessun altro comune anche molto più grande di Levanto ha questo. Quindi, secondo noi è un po' un privilegio quello di avere una scuola superiore che in qualche modo deve restituire questo privilegio alla cittadinanza cercando di essere anche un punto di riferimento culturale. Questo è tanto più vero quanto sempre più persone, anche che in questo momento hanno dei ruoli di importanza nella nostra cittadinanza, provengono dalla nostra scuola, ecco, hanno studiato magari molti anni fa. Noi questo lo cerchiamo di farlo in collaborazione con tutte le agenzie culturali del territorio, quindi con tutte le associazioni culturali che vogliono collaborare con noi. In questo caso stiamo organizzando questa cosa insieme a Tantan che ci ha aiutato per tutta la logistica, però per esempio della stessa canale, i nostri ragazzi con la modalità della alternanza scuola loro stanno lavorando insieme a Cedro anche sulla festival della geografia, che sarà 7-9. E quindi cogliamo l'occasione per ricordarlo e anche questa è un'altra cosa molto importante che noi cerchiamo una realtà molto importante che cerchiamo di sostenere con il lavoro dei nostri ragazzi quando possiamo con il nostro. Ecco, dicevo questo perché tutte le persone che lavorano su questo tipo di eventi, sicuramente uno di questi, sono persone che credono nell'importanza della cultura per migliorare le comunità e anche nel fatto che si continua a imparare per la tutela e quindi che diciamo, le agenzie culturali non devono pensare solo agli adolescenti, ma può dare possibilità a tutti di continuamente mantenere il cervello attivo e scoprire sempre cose nuove. Dunque, ecco, in questo senso devo dire il fatto che il Comune di Levanto ci sta aiutando moltissimo, sia a scuola, sia sostenendo le iniziative, chiaramente ci sta ospitando. È stato un patrocinio per questa iniziativa, c'è stato tanto in questa stanza e quindi allora ringraziamo. Ecco, un altro paio di ringraziamenti volevo rivolgermi a Emanuele Minai, che è la persona che ci ha messo in contatto attraverso il professore, e all'Hotel Garden che ci ha sostenuto economicamente e offrendosi di ospitare i nostri. Niente, due parole sul professor Frova. Il professor Frova è un diciamo, professore universitario, ora per fortuna è appartiene a una generazione di quelli che sono usciti dalla depressione, però diciamo che non si era ancora stancato evidentemente di tenersi attivo perché malgrado non sia più il ruolo come professore universitario è attivissimo, è un saggista, ha scritto un sacco di cose. Noi abbiamo pensato a lui quando ci hanno proposto di contattare le persone, abbiamo chiesto specificamente a lui se era possibile contattarlo, perché è una persona, secondo noi, è un esempio, secondo me, di come approcciarsi alla cultura e come approcciarsi diciamo, al sapere, partendo da una propria identità, ma non rimanendo limitati su quella che può essere l'identità, nel senso che il professore è un fisico, ha lavorato come fisico, però se andiamo a vedere la sua produzione scritta, i suoi libri, scopriamo comunque se è interessato di più.
l'uso. Questa è una cosa che quindi ci succede abbastanza spesso, però è una parte che ma anzi, certo, ma comunque diciamo è una cosa, e questo è quello che noi stiamo cerchiamo insieme ai nostri ragazzi, cioè a sì, insieme ai ragazzi, e cioè di non settorializzarsi, non separare i vari aspetti da cultura, ma di riuscire il più possibile a usare tutte le loro conoscenze, tutte le loro diciamo, competenze intellettuali e culturali per analizzare i vari fenomeni. Quella che, con una parola ormai abusata, viene chiamata interdisciplinarità e che è molto spinta da scuola, su cui noi cerchiamo di lavorare. Ecco, il professor Frò, secondo me, è un esempio in questo senso, e quindi per questo noi abbiamo voluto che i nostri ragazzi lo conoscessero e speriamo che anche lo avete. Stamattina ha fatto una conferenza sulla luce, vista però anche dal punto delle neuroscienze, della biologia dell'ottica, eccetera. Oggi ci verrà qualcosa di analogo, ma nel campo della acustica e della musica. Quindi vedremo, abbiamo esperto anche di musica, non posso definirlo anche l'ottica. Non me l'ho ovvio, e quindi diciamo ci spiegheranno un pochino alcune cose su questo. Dovrei ringraziare anche sua moglie Maria Manzana, che l'ho accompagnato, che ha scritto molti libri insieme a lui, molti che hanno scritto insieme di storia della politica, e sempre dei libri interdisciplinari. Ecco, vorrei ringraziarli molto perché sono stati veramente molto gentili a accettare il nostro invito. Sono ancora questo che poi la faccio finita. Quando noi li abbiamo contattati, un po' temevamo che spesso accade alle persone conosciute una certa fama, magari avessero delle richieste eccessive che noi non siamo riusciti a soddisfare come esigenze o cose, eccetera. Questo vuol dire che sono stati di una disponibilità straordinaria, e questo dimostra che queste cose sono le fatte per passione, perché crede la diffusione della cultura della presenza. Quindi io a questo punto vi lascio la parola. Grazie. Va bene. Che devo sedere, chiedo scusa perché oggi mi hanno detto che non si sentiva benissimo, forse bisognerebbe alzare leggermente il volume, perché io lo sento molto vicino, ma qualcuno mi ha detto che parte appunto della sala non si sentiva. E siccome dobbiamo fare anche dei suoni, bisogna che il suono sia sufficientemente robusto. Io ringrazio il presentatore, tutte le persone di Levato che ho incontrato tra ieri e oggi e domani, perché ci troviamo anche stanotte, e non credo che quello che dice Stefano sia tutto vero, nel senso che sono molti gente che va in giro volentieri a raccontare. Cioè uno dice, insomma, io ho imparato delle cose, se me le devo tenere dentro mi è servito, cioè vabbè, è il mio lavoro, sì, però poi dopo le lascio anche un po' agli altri, insomma, no? Anche perché non sono eterno, quindi a un certo punto è meglio trasmettere agli altri il bagaglio da portare avanti. Dunque, qui ci sono i miei dati. Io ho fatto il fisico alla Sapienza di Roma per dal 67, che sono rientrato da un periodo di perfezionamento negli Stati Uniti, quindi per tanti anni avevo insegnato fisica generale e poi anche acustica musicale, e da quel corso in qualche modo sono nati questi miei interessi, che poi, di cui oggi sentirete brevemente una traccia. Allora, prima di cominciare, voi sapete che un problema annoso sul quale ci sono state forti divergenze è se l'amore per la musica, cioè il concetto di armonia classica, che una musica piace o non piace, è un fatto legato al nostro sistema orecchio-cervello, quindi un fatto biologico, diciamo, oppure se sia il risultato di una cultura tradizionalmente tramandata attraverso le epoche, e vedremo, e questo è un po' il punto che voglio toccare, quanto nella musica è un fatto, che noi apprezziamo la musica, è un fatto legato al nostro meccanismo di elaborazione di un segnale sonoro che arriva al cervello, e quanto invece è soltanto un prodotto di educazione, cioè di fatto di vivere in mezzo a dei suoni e della musica che ci ha reso sensibili. Allora, detto questo, partiamo.
Io suggerirei, tanto per completare il mio discorso di oggi, la lettura, per esempio, di questo libro, l'ha pubblicato Dedalo, tradotto in italiano, e una frase che ho pescato da lì, di questo signor Phil Bok, che tra l'altro è un fisico pure lui, britannico, e c'è una frase che mi è molto piaciuta: musica è la più notevole combinazione che conosciamo di arte e scienza, logica ed emozione, fisica e psicologia. Ebbene, io credo di poter dimostrare con alcuni esempi che farò che è proprio così, cioè di tutte le attività umane la musica è quella che raggruppa in sé più contributi interdisciplinari. Io ho scritto due libri che parlano di musica, vi faccio piccolo reclamo, visto che sono qui: Fisica e Musica, pubblicato da Zanichelli nel 99, in pratica è nato da un mio corso di fisica, di acustica musicale fatto a Roma, e poi venuto poi di Spencer, poi alla fine il libro, e poi più di recente, cioè nel 2006, di recente, ormai 11 anni, Armonia Celeste e Dodecafonia, dove il titolo stesso fa intuire un pochettino la mia posizione mentale, il fatto di certe musiche come la dodecafonia che sono sbucate, diciamo, sulla scena nel nostro, nell'ultimo secolo. La traccia del discorso, vi annuncio prima cosa però dirò, così chi non è interessato a certe particolari può anche distrarsi un momentino. Io parlerò anzitutto di ritrovamenti preistorici che sono indicativi del fatto che la musica c'era già ed era già apprezzata ai tempi dell'uomo di Neanderthal, dell'Homo sapiens, cioè 40.000 anni fa. Fatto inusitato, fino a 2-3 anni fa si credeva che l'armonia classica nascesse dagli studi di Pitagora e dei suoi. La matematica, Pitagora aveva detto che la musica è tutta matematica, nel senso che per avere degli accordi gradevoli e consonanti occorre che le frequenze delle note abbiano dei rapporti matematici opportuni, poi ci torno. Questo è un mito, perché invece molto prima di Pitagora, fin dall'uomo di Sapiens, l'armonia musicale di fatto si capisce da certi aspetti, da certi ritrovamenti, che esisteva già, ed era proprio quella che poi Pitagora ci riscoprirà. La fisica, proseguo poi parlando brevemente dei primi studi dell'armonia musicale, sono stati di Galileo e di altri scienziati europei, e accennerò la famosa teoria della coincidenza degli armonici. Spero che tutti quelli che sono presenti abbiano una certa familiarità con il vocabolario musicale, però non sarebbero venuti qui, quindi gli armonici sapete che sono le frequenze più alte contenute in una nota, che è un suono complesso, un tasto di pianoforte per esempio, che contiene il tono fondamentale e poi doppio, triplo, quadruplo, quintuplo in frequenza, i cosiddetti armonici. Il suono complessivo è la somma di tutti. Successivamente nell'Ottocento entra in gioco il cervello, cioè Hermann von Helmholtz, fisico anche lui, fisico chimico magari, introduce il concetto che non basta l'orecchio, come hanno fatto i meccanicisti a Galileo, per decidere che una musica è apprezzata o non è apprezzata, ma occorre pensare al seguito dell'orecchio, cioè che cosa fa il cervello, perché, cosa avviene nel cervello. Infine darò alcuni risultati recentissimi che si sono ottenuti solo con le neuroscienze d'oggi, che si possono ottenere grazie alla potenza dei computer di cui disponiamo adesso, che soltanto 10, 15, 20 anni fa sarebbero stati esperimenti assolutamente impossibili da fare e che ci danno delle interessanti informazioni su questo aspetto, che cosa c'è nella musica che è biologicamente necessario, cioè che il nostro organismo esige che ci sia nella musica affinché ci piaccia, e che cosa invece è solo un prodotto della cultura, dell'abitudine, dell'ascolto che si viene ad accumulare nel tempo. Allora, io vi voglio prima di tutto far vedere qualcosa che sicuramente non sapete, perché persino i giornali italiani non ne hanno parlato. Esiste un flauto prodotto dall'uomo di Neanderthal, è stato collocato tra i 43 e gli 82 mila anni fa,
che è stato costruito da un femore di orso e che è stato ritrovato in Slovenia. Questo spezzone di osso ha chiaramente dei fori, sono molto evidenti, e se ci si soffia dentro un tipo di suono, tipo bifero, diciamo, si sente, però è possibile anche produrre note diverse, tappando quei buchi opportunamente. Quei buchi non sono solo due, ma sono un po' di più, perché se uno guarda i bordi e li esamina accuratamente, si accorge, vedete quei due circoletti che ho fatto lì, che qui in realtà c'era un altro buco e qui in realtà c'era un altro buco. Poi c'è stata la rottura, per cui i buchi sembrano due, ma in realtà almeno quattro ce n'erano. Quindi era possibile fare diverse note. Suonava probabilmente come un'ocarina, come uno di questi strumenti semplicissimi, eccetera. Quindi non solo, ma il fatto che la distanza di questi fori non fosse costante, bensì diversa, come vedete proprio da questa figura, qui vedete questa distanza è più corta di questa, era evidente che c'era la possibilità con questo strumento di fare sia i toni sia i semitoni, cioè tanto per intendersi i tasti bianchi del pianoforte e viceversa l'intervallo tra il tasto bianco e il tasto nero successivo, che è la metà. Le note che si presume uscissero, gli studiosi hanno preso questo oggetto, hanno provato, suonato, si presume che potesse mettere quattro note, decisamente il mi, il fa, il sol e il la. Tra mi e fa c'è un semitono, tra fa e sol c'è un tono intero, tra sol e la c'è un tono intero, quindi un semitono e tre toni interi. Tono intero, ripeto, è l'intervallo tra due tasti bianchi del pianoforte, il semitono tra un tasto bianco e un tasto nero, una metà. Sembrerebbe che qualcuno si è preso la briga di vedere se questi fori fossero collocati a caso o avessero delle scelte, fosse fatto delle scelte intelligenti, e in effetti qualcuno sostiene, anche se il pezzo è dotto mal partito, sostiene che in effetti quelle quattro note che si sentono sono proprio quelle della scala diatonica naturale o di giusta intonazione che è stata proposta per primo da Tolomeo e che è stata ripresa poi nel 500-600 dal nostro Zarlino, per esempio, e che è considerata la scala di massima intonazione, nel senso che due note di quella scala suonate insieme danno il massimo di concordanza, di assonanza, di piacevolezza, anche se volete. 35.000 anni fa, quindi un po' più tardi, arriva l'Homo sapiens. L'Homo sapiens si accorge che c'è un uccello che è il grifone, il quale ha delle ali talmente grandi, tanto io ho una casa in montagna in Appennino, e noi vediamo i grifoni, si può dire in ogni gita che facciamo, perché l'hanno popolata artificialmente di grifoni, ma lì non si vede ovviamente dalla foto, ma pensate che l'apertura alare è di circa 3 metri. Quindi un singolo osso radio di grifone, l'osso radio, cioè è quello che noi corrisponderebbe alla parte, prima parte del braccio, è lungo circa 30 cm, quindi praticamente è lungo un flauto in sostanza, grosso modo. Questo è stato ritrovato nel 2009 e si presenta così, eccolo qua. Vedete che sono molti più fori di quelli che abbiamo visto nel flauto di Neanderthal. Anche in questo caso c'è una spezzatura, e da una parte è probabilmente rimasto come doveva essere, quindi qui probabilmente si suona, mentre da questa parte risulta proprio spezzato. E infatti questi sono solo 21 cm, siccome il radio del grifone è di una trentina, anche 32-33 cm, è ragionevole che l'Homo sapiens, non per niente era sapiens, insomma, non abbia volontariamente buttato via un pezzo di... Quindi con tutta probabilità i fori erano più e probabilmente completavano interamente la scala musicale. Con questo flauto, che è suonabile, malgrado sia un po' eroso, si suonano sei note, e precisamente le note della cosiddetta scala pentatonica naturale, che è quella dei jazzisti, per intendersi, ma è anche quella di molti popoli, di molte musiche comunemente suonate in molti popoli che non siano... Noi suoniamo il jazz con quella scala. In cosa consiste la scala pentatonica? Viene eliminato il fa, cioè si fa do, re, si salta
scusate, do, re, mi, poi si salta la mezza nota che sembra mi e fa, dove non c'è il tasto nero di pianoforte, e si salta direttamente al sol, poi la si, e quindi il si, no, il si non c'è, nemmeno lui, perché sarebbe mezzo tono tra il si e il do, quindi 5, 5 note sostanzialmente che permettono di suonarne di fatto 6. Allora, questi fori sono, guarda caso, esattamente dove li praticheremo noi oggi sulla base della scala di massima armonia che utilizziamo da secoli. Quindi vuol dire che questo signore aveva intuito in una maniera del tutto emotiva che c'erano delle note che suonate insieme stavano meglio e altre che suonate insieme stavano peggio, cioè che c'erano delle consonanze e delle dissonanze. Questo significa anche che probabilmente suonassero più flauti contemporaneamente, cioè che avessero dei complessivi flauti, perché se no, se non ci fosse stata la contemporaneità, il problema della dissonanza diventava secondario. È proprio per rendere il suono di molti flauti gradevole che si dovevano creare delle frequenze di suono opportune. E casualmente questo suono è, non casualmente, scusate, ha fatto casuale, questo suono è proprio quello che noi avremmo cercato di ottenere da un flauto moderno. Allora io questo suono ve lo posso far sentire, ve lo posso far sentire, un attimo qua, ho cambiato il computer, è ancora qualche dubbio. È attaccata la cosa lì? Intero, supponiamo cioè che non si fosse spezzato là, e si vede benissimo che è spezzato più perché si vede l'accenno di un altro foro, che in effetti non si conferma perché si è rotto un po' più lì, punto debole. Se fosse stato 30 centimetri, con tutta probabilità avrebbe avuto tutti i fori di un flauto moderno e avrebbe probabilmente suonato l'intera scala eftatonica, cioè i 7 tasti bianchi del pianoforte. Bene. Invece possiamo suonare solo musica pentatonica per la mancanza di questa ultima parte del flauto. Altre persone, molto prima di Pitagora, si erano accorte che c'era un concetto come l'armonia. E flauti cinesi, per esempio, qui ce n'è uno. Questo qui è ricavato da un osso di gru. La gru è quella specie di fenicottero, non so bene, quello lì che sta negli stagni, conoscete bene. Guarda, questo qui ce n'ha 6 fori, e ha anche alcuni fori minori, come se fossero dei fori di registro, come quelli che ci sono al clarinetto. Quindi è uno strumento che già in pratica tiene conto delle esigenze della musica che vorremmo suonare noi oggi. I cinesi sono anche questi tutti suonabili, questi vengono dal museo di Pechino, credo, e sono stati trovati in una zona neolitica di Jiahu, non so come si pronuncia, ma con tutta probabilità questo era un completo flauto che permetteva di coprire l'intera scala pentatonica. Sapete che noi oggi in realtà usiamo una scala a 12 note, perché abbiamo 7 tasti bianchi e 5 tasti neri, il pianoforte è così anche su tutti gli altri strumenti. Quindi questo è già uno strumento che
più semplice che con quelli moderni, ma le note che produce sono le stesse che stanno all'interno di quelle prodotte dagli strumenti moderni. Dunque, cosa posso cominciare a concludere? L'arte musicale e la pratica dell'armonia non cominciano con Pitagora qualche migliaia di anni fa, ma si sono sviluppate già da decine di migliaia di anni in base a ciò che naturalmente è risultato gradito all'orecchio di chi li ha costruiti e suonati. Quindi l'armonia non è opera degli scienziati o dei matematici, come dirà Pitagora, ma è opera di musicisti, di gente che suonava questi strumenti. Quindi erano andati completamente a naso, a intuito, a senso. Il primo studio formale però si ha solo con Pitagora nel VI secolo a.C. Questo strumento credo che sia più o meno noto a tutti, ma lo riassumo brevissimamente. Si chiama monocordo e serve a vedere quando due note suonate insieme danno una sensazione fastidiosa o tranquilla, diciamo un po', addirittura godibile. Allora si prende un oggetto così, si tira una corda da un stampiolo all'altro, si prende un cavaliere che è questo, e si divide quindi la corda in due parti, A e B. Se noi pizzichiamo A e pizzichiamo B, noi abbiamo le due note emesse in simultanea. Possiamo decidere se consuonano bene o se non consuonano bene. Allora, questo lo si fa per la posizione, varie posizioni. Intanto mi scompare il puntatore. Questo cavaliere mobile, come vedete, scorre qui, quindi si può provare tutti i rapporti possibili. La A e la B sono stati tra loro in una serie di rapporti variabili a piacimento. Quello che scopre Pitagora, che chiunque passa un po' di musica sa benissimo, è che in alcuni casi la coppia di suoni suona gradevolmente, almeno lui la dichiarava gradevole, e sono per esempio quando il filo A, la corda A è lunga il doppio della corda B, e in questo caso si ha l'ottava, è come se dobbiamo fare che andassimo dal Do di questa scala qui a un Do della scala dell'ottava sottostante. 2 a 1 è la stessa nota in realtà, la differenza è che una è un po' più alta e una è un po' più bassa. Un altro rapporto buono era la quinta, che sono poi Do e Sol. Il Do, se il Do ha frequenza 2, il Sol ha frequenza 3. Rapporto di numeri piccoli e interi, quindi A lungo 3, B lungo 2, poi 4 terzi, poi 5 quarti. Questi sono tutti intervalli che chi suona conosce benissimo. 4 terzi è la quarta, il Do Fa. 5 quarti è la terza maggiore, cioè il Do Mi. Come vedete, ci stiamo muovendo proprio esattamente in quelle note che noi siamo abituati a suonare o ad ascoltare. Rapporto 5 a 3. Chiamata sesta maggiore sarebbe il Do Do La, scusate, il Do La, e 6 quinti sarebbe la terza maggiore, cioè l'intervallo che va dal Do al no. Terza minore, terza, questa è la terza maggiore, questa è la terza minore, cioè il Do, la maggiore Do Mi, la minore Do Mi bemolle. Do Mi, per esempio, sulla scala, quella centrale del pianoforte, sulla sempre scala che dice ottava, quando dico scala state attenti, qualche volta voglio dire in realtà ottava, mi sfugge proprio il termine. Ecco, se invece uno avesse fatto rapporti differenti, fatto due esempi classici, perché sono proprio esempi che riguardano la nostra scala, se vedete il rapporto fosse stato 9 ottavi, che è quello che lega il Do al Re, una seconda, come si può dire, due tasti bianchi adiacenti, il suono sarebbe stato, secondo Pitagora, dissonante, cioè non mi piace, scrisse Pitagora. 15 ottavi, non scrisse proprio niente, ma disse poi arrivarono tramandate a voce dai suoi allievi, oppure 15 ottavi, la settima maggiore, cioè il Do Si, Do Si, la prima e l'ultima nota dell'ottava. Queste due, per esempio, suonate assieme a lui non piacevano. Allora che cosa disse Pitagora? Da qui nacque la leggenda della musica legata alla matematica e a Hume.
non ci sono professori di matematica qui, spero, no? mi fulminano. E perché questa è una leggenda proprio, una leggenda metropolitana. Cioè, disse Pitagora, l'armonia sta nel magico potere dei numeri. Perché quando io prendo due numeri piccoli, interi, in rapporto e faccio due corpi con lunghezze appunto date da 2 sta a 1, 3 sta a 2, 4 sta a 3, mi viene un bel suono? È il magico potere dei numeri. Se io invece prendo i numeri grandi, la cosa non è più. Ecco, questa frase l'ho già detta. Io continuo ancora oggi a sentirmi dire: tu cerchi di parlare di musica e fisica, invece quello che dovresti fare è parlare di musica e matematica, perché l'armonia è fondata sulla matematica. Sulla base di queste considerazioni, che non è cosa che non è assolutamente vero, che questi numeri corrispondono soltanto a delle lunghezze di corde musicali e quindi al comportamento delle onde sulle rispettive corde, quindi è un fatto fisico strettamente che noi descriviamo con un'etichetta semplice dalle lunghezze delle corde. Quindi quei numeri sono di fatto delle diverse condizioni fisiche. E il primo occuparsi della consonanza, per secoli i fisici si sono chiesti, gli scienziati in genere, che cos'è che rende una musica armonicamente gradevole? Che cos'è cioè la consonanza? Perché quei numeri 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 mi danno due note che suonate insieme, fanno piacere, e invece se io prendo 15 e 8, vuol dire che il rapporto un po' più grande, con numeri grandi, non mi piacciono più. Per secoli i fisici si sono chiesti questo. Il primo a dare una risposta fu il padre di Galileo, Vincenzo Galilei, che era un intelligente musicologo. E naturalmente il figlio subito, che deve molto a parte da questo punto di vista, circa appunto la sperimentazione e gli studi di questo tipo, il figlio fece subito notare che quando due suoni sono fra loro nel rapporto di due numeri interi, piccoli, semplici, rapporti semplici, chiamiamoli per semplificare, succede questo fenomeno. Allora il sol avrebbe questo che è l'energia trasportata dall'onda, cioè il quadrato dell'onda. L'energia va con il quadrato dell'ampiezza dell'onda. Quindi questo è il sol, funzione del tempo. Guardate cosa fa il do. Il do è 2/3 del sol. Quindi cosa fa? Intanto che il sol raggiunge 3 picchi di massima intensità dell'onda, il sol raggiunge 2 soli. Quindi vuol dire che ogni intervallo di tempo contrassegnato da queste due tratteggiate, i due suoni si trovano in sincronia, cioè si risuonano, poi si allontanano di nuovo, poi dopo un certo super periodo, chiamiamolo, si ritrovano in concordanza di fase. Allora Galileo diceva, per un scritto che io ho messo qui, ma per troppo tempo letto, diceva che il segreto dell'armonia invece è questo: quando il timpano riceve suoni che hanno una periodicità comune, superiore alla loro singola periodicità, e quindi vanno a coincidere a intervalli regolari nell'intensità energetica che emettono, l'orecchio, il timpano non è disturbato, il timpano gode, se vogliamo, cioè è soddisfatto di questa semplificazione che è legata a questa sovrapposizione. Se noi invece avessimo messo a posto del sol un altro suono che non avesse mai concordanza di fase con i picchi dell'energia del do, l'orecchio sarebbe costretto sempre a correre ora a destra, ora a sinistra, e lui dice proprio, sarebbe proprio sulla parola di Galileo, non mi ricordo adesso, ma dice sarebbe continuamente disturbato dal dover reagire ora in un senso e ora nell'altro, senza mai trovare momenti di coincidenza e di riposo. E questo modello spiega solo che non niente, è un modello meccanicistico, però è vero quello che dice Galileo. Questo disegno lo facciamo oggi, non lo fece Galileo perché a quel tempo non manipolava bene la trigonometria, non sapeva descrivere analiticamente un'onda, ma oggi qualsiasi studente di liceo scientifico è in grado di calcolare l'energia di un'onda che ha una certa periodicità e vede che succede questa roba qui. Quindi questo è quello che Galileo mente, ma non aveva mai disegnato, diciamo. Allora, la scala di giusta intonazione, quella che ho fatto prima tolemaica, poi zalleniana, poi massima consonanza, di giusta intonazione a tanti nomi,
e poi quella con la quale noi accordiamo gli strumenti, consiste nella, viene costruita sulla base del primo tasto dell'ottava, il Do, per esempio, se vogliamo fare una scala di Do. Allora, da cosa è costituito ogni tasto? Tono fondamentale più un certo numero di ipertoni o armonici, usare il termine che piace ai musicisti, armonici superiori di frequenza multipla. Quindi se la frequenza fondamentale del Do vale 1, il secondo armonico vale 2, il terzo armonico vale 3 e il quarto armonico vale 4. Sono tutti parenti stretti da un punto di vista armonico, voi capite che sono proprio la derivazione naturale, diciamo, dal padre al figlio, dal figlio delle generazioni di suono che hanno tutti quanti però una periodicità che in qualche modo è sempre la stessa, una multiplo dell'altra. La scala di Tolomeo è costruita prendendo proprio quei toni fondamentali e i loro armonici che tengono conto al meglio delle consonanze sensoriali, quelle descritte da Pitagora. Quindi Pitagora non lo fece Pitagora, lo fece però dopo Tolomeo e lo riprendono poi nel 600, i musicisti del 600. E prendendo le note che meglio consuonavano tra loro, che rispondevano meglio ai criteri di Pitagora, si costruisce la scala di massima armonia, quella che chiamiamo scala naturale, si chiama multi di note. Io qui trascuro un aspetto che, se c'è qualche musicista in sala, mi direbbe: ah, il temperamento dove lo mettiamo? Io non voglio parlare di temperamento qui, perché è un argomento molto delicato che richiederebbe una conferenza apposta. Quindi pensiamo di lavorare con strumenti che non richiedono temperamento, quindi non il pianoforte. Pensiamo a un violino, per esempio, cioè uno strumento che semplicemente spostando il dito permette di fare tutte le note di questo modo. Quindi noi ci teniamo sui toni fondamentali per costruire la scala di massima armonia alle frequenze che Pitagora ci ha indicato, ma che già l'uomo Sapiens aveva intuito essere quelle buone. Allora si vedrà che quando noi prendiamo queste note, siccome hanno rapporti piccoli tra di loro, inevitabilmente loro hanno degli ipertoni in comune. Adesso vi faccio un piccolo schema che ve lo mostra. Saltiamo un paio di gradi per fare un pochino prima. Ecco, facciamo questo. Prendiamo per esempio il Do e il Sol, quello che noi consideriamo l'accordo. Secondo Galileo era l'accordo più bello di tutti, perché par che allo stesso tempo suavemente baci e morda, diceva lui questa bellissima frase. Galileo è sempre divertente, è sempre così ispirante. Allora, poi vediamo questi due affari qui. Cioè abbiamo il Do che ha frequenza, come ho detto, tono fondamentale 1, secondo ipertono, primo ipertono 2, poi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo il Sol. Il Sol ha al posto dell'uno a tre mezzi, nel momento che è 3 a 2. Al posto del secondo deve avere il doppio di questo, quindi 3. Al posto del terzo deve avere 3 volte questo, quindi 9 mezzi. E poi 6, e poi via, in questo modo. Cosa succede? Guardate qua, vedete che questo armonico, il terzo del Do e il secondo del Sol, hanno la stessa frequenza, 3. Io uso dei numeri per dare queste frequenze di semplicità, partendo da 1, dalla prima, dalla seconda. Poi quando si arriva al sesto armonico del Do, di nuovo il Sol ha un sesto armonico del Do. Questo è scritto in numeri, quello che prima vi ho fatto vedere come grafico che ho detto, suggerito in fondo dalla traduzione della mia amica. E poi quando arriviamo al nono, di nuovo il nono coincide, cioè il bicordo di queste due note ha una marcata comunità di armonici, coincidenza di armonici. Quindi armonicamente sono due suoni imparentati, non solo, ma se noi li suoniamo insieme ci accorgiamo anche che hanno un carattere di consonanza, cioè un carattere di piacevolezza e di fusione, come se suonassimo quasi, non dico una nota sola, ma va verso il suono di una nota sola. Se non vale questo, se non succede questo, le note rimangono meno fuse e sono complicate, poco consonanti, talvolta addirittura dissonanti. Vi farò vedere alla fine che queste considerazioni sono oggi verificabili con esperimenti fatti dai neuroscienziati infilando degli aghi nel cervello delle loro cavie, e questo lo vedremo alla fine.
Vediamo vedere in particolare un accordo fortemente consonante, quello che faceva a Galileo, la quinta, Do Sol, e un accordo fortemente dissonante, quello che sappiamo essere la settima maggiore, cioè Do Si. Allora, guardiamo prima il Do Sol. Abbiamo detto che questo ipertono è comune a entrambi, questi segnati in verde. Sentiamo il suono. Possiamo alzare un pochettino? Questi suoni che ho preparato sono e avremmo potuto anche usare uno strumento che c'è lì, ma più presto io uso questi che suonano abbastanza bene. Allora, questo è il Do Sol. Ecco, così va bene. Ora, sembra quasi una nota sola. Sono fuse molto bene insieme e non danno nessun senso di fastidio. Sono belle e compatte. Si sente che hanno un'armonia in comune. Vediamo adesso invece il successivo. Prendo invece il Do Si, che è la settima maggiore. Allora guardate, faccio la stessa operazione, questi sono gli ipertoni del Do, fondamentale, primo, secondo, terzo, eccetera, arrivo fino all'undicesimo. Faccio la stessa cosa per il Si, che abbiamo detto, secondo la costruzione fatta da Romeo sui criteri di Pitagora, che ha 15 ottavi la frequenza del quasi il doppio, cioè dell'armonico fondamentale del Do, ma non esattamente il doppio, appena un pochino meno, 15 ottavi. Poi guardate gli altri, questo cade qui, questo cade qui, questo cade qui, cioè, e quando arriviamo all'undicesimo soltanto, di nuovo ci avviciniamo, ma non sono coincidenti. Quindi non c'è mai coincidenza esatta di armonici, c'è una quasi coincidenza per il secondo armonico del Do, e poi si deve saltare addirittura all'undicesimo per ritrovare una quasi coincidenza, cioè i due suoni sono armonicamente poco parenti. Sentiamo adesso questo suono qui. Allora, faccio notare che tanto si sente che sono due suoni distinti e sovrapposti. Secondo, il suono non è altrettanto fuso e gradevole come il Do Sol, è un suono leggermente più disperso. Poi quando vi faccio sentire in successione troverete che proprio come sto dicendo. Allora, sentiamo in successione. Il primo che suono è Do Sol, cioè consonante, il secondo Do Si, cioè dissonante. Mia moglie mi dice sempre che non tutti sentono le cose tanto quanto sono le cose. Ah, scusate, questo è il mio computer, mi avvisa. Dammi il gioco. Mamma mia. Allora, per tutti è chiaro che il primo dei due accordi Do Sol, in qualche modo, è più pieno, più rotondo, più fuso, unicamente il secondo è in qualche modo meno accetto, diciamo, oppure no. È abbastanza vero? Mi pare abbastanza vero. Speriamo. Nell'Ottocento arriva Helmholtz, il quale, guardando questa situazione, dice: ah, ma io ce l'ho la risposta del perché il Do Si non ci piace, perché non solo non ha coincidenze di armonici, l'ho riprodotto di nuovo qui, ma in più ha della produzione di battimenti quando questo armonico batte con questo e questo armonico batte con questo. Sapete cosa sono i battimenti? Chi suona la chitarra lo sa benissimo, perché si usano i battimenti per decidere come si deve accordare lo strumento. I battimenti sono quando due frequenze di due note sono molto vicine, ma non sovrapposte, leggermente spalzate. Allora si crea un suono ondulato che corrisponde alla differenza di frequenza dei due suoni e si sente un suono tipo ululato. Il chitarrista, ma anche il violinista, qualsiasi persona che accorda un strumento, si basa esattamente su questo. Le note non fanno più il battimento, vuol dire che sono esattamente sintonizzate per coincidere. Allora, adesso che sapete questo, state attenti ai battimenti, lo faccio risentire. Beh, che succede?
persona che apriamo per lì. Non ho capito, eh? Ha spento qualcosa? Niente. No, l'altro è per i PC. Questo è per il Mac e questo è per il PC. Non so cosa fare, mi dispiace. Facciamo una prova su. Scusate, faccio una piccola prova. Esco e rientro. Vediamo. No, no, non è possibile, non funziona. È strano. Vabbè. Si vede che mi sono dimenticato di fare il collegamento multimediale. Comunque l'avete sentito prima. Adesso mi dispiace che ora che vi ho detto che sono stati sentiti i battimenti, vi avreste sicuramente avvertiti. Questi battimenti non è che diano un particolare fastidio, ma secondo Helmholtz erano in realtà nell'insieme della musica, i vari ipertoni che battevano fra loro, le varie note in un'orchestra dei vari strumenti che suonavano, davano luogo a una molteplicità di battimenti che erano in qualche modo inavvertitamente, senza che l'ascoltatore ne fosse cosciente, che erano origine di dissonanza. Questa è l'ipotesi di Helmholtz, che poi oggi è un po' superata, ma insomma diciamo è un'ipotesi che per la prima volta diceva che occorreva tenere conto anche del cervello, cioè che non bastava il comportamento del timpano, bisognava tenere conto anche del cervello, perché quando si fa il battimento tra due onde c'è una zona nella quale il suono assume un sapore aspro e ruvido, di tipo fastidioso. Forse mi spiace proprio, dopo lo farò sentire dopo. Non c'è nella pagina prima. Ricompare dopo, prendiamo qui. Nella pagina prima c'è l'accordo. Sì, lo so, c'è. Però se comincia a fare così, non abbiamo più. Dov'è? Non c'è. Non eravamo più avanti? Eravamo qui, eravamo qui. Ecco qui. Ops, scusate. Allora, sentite che il suono nella coda in particolare, sentite che fa come un po' un verso. Quindi non c'è fusione, si sente chiaramente che i suoni sono due e c'è questo battimento, che secondo Helmholtz, moltiplicato per il numero di strumenti, il numero di note, il numero di ipertoni che venivano suonati, diventava una cosa fastidiosa. Allora, andiamo avanti. Helmholtz comunque è il primo che arriva a un suggerimento di questo genere, che abbiamo un paio di cose, questo lo salto. Allora, lui dice primo che se c'è un alto numero di ipertoni coincidenti sostanzialmente diventa minima questa ruvidità, questa asprezza del suono e diventano minimi i battimenti e viceversa. Questo ci fa pensare quindi che i due modelli che ho detto, quello della coincidenza degli ipertoni e quello di Helmholtz, della presenza di ipertoni come causa di disturbo, sono due criteri che in qualche modo diventano uno solo, perché se ci sono tanti ipertoni che coincidono ci sono pochi battimenti, e se ci sono molti battimenti ci sono pochi ipertoni che coincidono. Quindi due punti di vista che in realtà dicono la stessa cosa. Cosa dice oggi la psicoacustica, scienza nata praticamente con Helmholtz? Dice che la ragione per cui i battimenti ci danno fastidio, soprattutto perché sono molti, è perché il nostro sistema orecchio funziona nel seguente modo. Allora, sapete cos'è la membrana basilare? All'interno della chiocciola, quell'oggetto a forma di chiocciola che abbiamo dentro l'orecchio, c'è una membrana che qui è stata tirata, messa in linea, in realtà è una spirale fatta così. Lungo questa membrana ci sono le terminazioni nervose o cellule ciliate, si chiamano, che risentono di un'eventuale vibrazione trasmessa a questa membrana. Allora,
quando sul timpano arriva un suono, il timpano lo trasmette attraverso la catena degli ossicini, staffa, incudine e martello, fino all'attacco alla finestra ovale dove si attacca questa membrana. Questa membrana comincia a vibrare, sollecitata dal timpano attraverso la catena degli ossicini. Lungo la membrana ci sono un numero elevato di terminazioni nervose, sono circa 2000. E quando la membrana vibra, la proprietà delle terminazioni nervose è di sviluppare un effetto tipo quello piezoacustico, per cui da una vibrazione meccanica nasce un segnale elettrico. Questo è il segnale che parte per il cervello. Si chiama sparo neurale, come già avevo detto oggi a proposito della percezione della luce. Lo sparo neurale si avvia verso il cervello e quando il cervello lo riceve sa da quale terminale nervoso proviene e quindi sa di fatto di che nota si tratta, perché le note eccitano la membrana basilare in questo curioso modo. Se la nota è di bassa frequenza, la membrana basilare è eccitata qui. Se la nota è un po' più alta qui, se è un po' più alta ancora qui, se è più alta ancora qui. Ci sono 3 do, do 3, do 5, do 7 e do 9, sono la stessa della forte, quasi. E quindi il cervello localizza la provenienza del segnale da una data cella nervosa e sa che a quella cella nervosa corrisponde un'eccitazione locale qui e arguisce che questa è la frequenza. Questo è il meccanismo spiegato in parole estremamente povere. Quindi gli spari neurali partono dal cervello, il cervello decide di che nota si tratta sulla base di qual è la provenienza dello sparo neurale. Allora, siccome le celle ciliate sono solo 2 o 3 mila al massimo, e siccome invece le frequenze che interessano la gamma dell'udibile sappiamo che vanno da 20 Hz a 20.000 Hz, che noi vecchietti abbiamo un po' di meno, i giovani sono 20-20.000, noi siamo, che ne so, 30-15.000, parlo di me stesso, cosa succede? Che in pratica le frequenze in gioco sono molte di più, sono 10 volte di più di quante sono le terminazioni nervose, cioè le celle ciliate, che sono solo 2 o 3 mila. Se due note sono molto vicine in frequenza, praticamente insistono sulla stessa terminazione neurale. Il cervello rimane in ambiguità, dice: ma che nota è questa? Mi arriva il segnale da lì, ma può essere questa o può essere quell'altra, o tutta la gamma di frequenze compresa tra quelle due note. Naturalmente questa è la ragione per cui i battimenti ci danno fastidio, se sono molti e se sono confusi, casuali. E quindi le conclusioni di Helmholtz hanno qualche senso. Helmholtz tirava le somme annunciando questo. Secondo lui c'è una sudditanza dell'estetica musicale all'acustica e alla biologia dell'apparato uditivo. Sudditanza che deriva da questi aspetti che ho illustrato, cioè i limiti delle capacità del nostro sistema orecchio e cervello di selezionare e capire di che nota si tratta. Secondo, nello sviluppo progressivo dell'umanità, però, i principi estetici sono stati soggetti a mutamento e lo saranno ancora. Perché questo? Ma perché evidentemente il cervello non nasce e resta tale per tutto il resto della vita. Il cervello è un oggetto che continua a ad arricchirsi di connessioni neurali, ad arricchirsi di neuroni, e quindi il cervello ha la possibilità gradualmente di apprendere e apprezzare quello che magari a livello del neonato non sarebbe stato apprezzabile per mancanza proprio di ricchezza di circuiti all'interno del cervello. Ecco, questo l'ho già anticipato: il cervello è dotato di grande plasticità. Nello sviluppo della musica, la dissonanza, che al signor Pitagora sembrava sgradevole, piano piano, con l'arricchirsi della cultura musicale, con l'arricchirsi del tessuto musicale attraverso i secoli, diventa gradualmente accettabile. Cioè la dissonanza non ci dà più il fastidio che dava evidentemente a Pitagora. Anzi, la dissonanza nel Novecento in particolare è stata usata come arricchimento del discorso musicale, un po' come il chiaroscuro è in pittura. Anche in pittura noi per un sacco di tempo non ci siamo sognati, andate a vedere le pitture romane, per dire non c'è il chiaroscuro. È stato Leonardo il primo a capire che se volevamo dare una realtà
all'immagine occorreva fare luci ed ombre e quindi chiaro scuro. Lo scuro non è luce, quindi è qualcosa di negativo rispetto alla luce o al colore, però costituisce una alternanza che evidenzia maggiormente la brillantezza del colore o il significato di quel colore. Quindi, come il chiaroscuro in pittura, così l'accoppiamento della dissonanza all'interno delle musiche, che un tempo si suonavano soltanto in modo consonante, cioè prendendo solo le consonanze e eliminando le dissonanze, è divenuto di fatto il punto centrale dell'innovazione musicale. C'è una frase di un musicista del Novecento, ungherese, Leo Janácek, il quale dice: la storia della musica è un percorso di adattamento dell'uomo alle dissonanze. Io aggiungo a questo non solo del singolo uomo, cioè non solo del genere umano, voglio dire, ma anche del singolo uomo. Il singolo uomo, quando nasce, apprezza musiche semplici, tipo le ninne nanne che l'infante ascolta volentieri e cade addormentato, e disprezza molto invece le dissonanze, mentre invece crescendo, arricchendo il cervello di infinità di nuove connessioni e capacità, comincia ad apprezzare anche la dissonanza in quanto contrasto rispetto alla consonanza. Aspetti neuroscientifici oggi, andiamo a vedere cosa ci dicono i neuroscienziati d'oggi. I neuroscienziati oggi usano il suono musicale come uno dei modi migliori per capire come funziona il cervello, perché dicono l'attività cognitiva più complessa di ogni altra stimolazione che può giungere, che può svolgere il cervello, è quella di elaborare un segnale musicale. Tutto il cervello, nell'ascolto di un pezzo di musica, lavora. Questo è un fatto che forse non è ovvio a tutti, no, però è nettamente lo stimolo più che mette il cervello più in funzione di ogni altro, anche della visione di un'immagine. Dal punto di vista neurobiologico, allora uno si chiede, lo chiediamo adesso ai neuroscienziati, quanto di oggettivo c'è in questo concetto della consonanza, dissonanza, e quanto invece c'è di convenzionale nello stabilire i criteri dell'armonia classica. Allora, oggi i neuroscienziati possono fare una quantità di esperimenti molto belli, non entro in essi, ma per esempio possono localizzare le zone del cervello che sono attive quando vengono stimolate da una musica, o da una nota sola, per esempio. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le mattonelle costitutive della musica, cioè le consonanze e le dissonanze, e vediamo cosa fa il cervello di fronte a questi stimoli. Intanto vi dovrei permettere brevemente come il cervello riceve di fatto l'onda acustica, che non è certo il suono che arriva al cervello, arrivano degli impulsi elettrici o spari neurali che sono stati convertiti in segnali elettrici dalle famose celle ciliate. Allora, nel cervello noi abbiamo un'ampia rete di aree cerebrali che vengono coinvolte nell'elaborazione di un suono. La musica ha una dimensione temporale, altro aspetto molto importante. La musica comporta la memoria, l'aspettativa e la continuità. Un quadro no, per esempio. Un testo scritto in parte, la musica però è fondamentale. Se uno non avesse memoria, non avesse aspettativa di quello che sente, perderebbe completamente la partecipazione nell'evento musicale. Ogni parametro del suono viene sia l'altezza, cioè la frequenza, sia l'intensità, sia la metrica, cioè la suddivisione della partitura in battute, l'intensità del suono, quello che chiamiamo volume, volgarmente, tutte raggiungono il cervello come successione di spari neurali. Al cervello arrivano solo treni di impulsi elettrici, chiamano spari neurali. E arrivano, per ognuno di questi aspetti del suono, arrivano a zone specifiche della corteccia uditiva, separate ma tra loro interagenti. Quindi, per un suono, il mio cervello analizza con una certa parte della corteccia l'altezza del suono, l'altezza del tono, l'intensità, quanto è forte, quanto è debole, e la metrica, cioè quello che è il tempo, la scansione temporale della musica.
Alla fine, dalla confluenza di queste varie zone che hanno lavorato individualmente, si va a una zona verso cui convergono tutte queste informazioni e l'evento sonoro prende significato nel suo insieme. Questa è una cosa insospettata in certo senso, uno non se l'aspetterebbe che il nostro cervello faccia tutta questa dissezione del suono, lo analizzi in tutti i suoi aspetti vari separatamente, parti diverse del cuore del cervello e poi spedisce l'informazione finale in una specie di nucleo che in qualche modo risale al suono. Com'è? Bisogna anche dire che questi impulsi devono essere un po' digitalizzati, cioè il cervello funziona un po', il sistema funziona un po' come un convertitore analogico digitale, cioè se arriva un suono con una certa frequenza, le cellule nervose che lo trasferiscono al cervello non lo trasferiscono più come una frequenza fissa nel tempo, ma come un treno di impulsi equispaziati nel tempo. Se il suono cresce di intensità, questi impulsi saranno più avvicinati, se diminuisce saranno più allontanati. Questa è una conversione analogico-digitale, si chiama. Invece, se noi prendiamo invece un suono che contiene tutte le frequenze, quello che si chiama il rumore bianco è quello che quando voi girate la radio sulle onde medie, e vi fermate tra due stazioni, quello che fa la radio, che fa quella specie di suono shhh, oppure la cascata del Niagara, se volete, cioè questi suoni che contengono tutte le frequenze, si chiamano rumore bianco. Se questo arriva alle cellule nervose che devono trasferire al cervello, non c'è più questo andamento così nitido, periodico, una scansione, diciamo, di picchi, eccetera. Viene una specie di oggetto indistinto. È un'eccitazione estesa che arriva a varie parti del cervello e che ha poca chiarezza nel cervello, non ha dei significati evidenti. Allora, quello che noi diciamo qua, quello che dico io, a questo punto entro un po' quelle che sono le mie convinzioni di questa cosa, il conteggio nel cervello, visto che riceve dei treni di impulsi periodici, è tanto più agevole quanto più il suono si presenta armonicamente strutturato e meno rumoroso. Quali suoni hanno questo comportamento? Per esempio i suoni naturali, i suoni strumentali, la voce. La mia voce è caratterizzata esattamente, se uno analizza col computer, registra e analizza la mia voce, sente che ogni mia vocale non è altro che una successione, e dopo vi mostro un paio di immagini, una successione di picchi equispaziati. Lo stesso dicasi per molti suoni naturali, non so, quelli strumentali, gli strumenti musicali. Gli spari neurali, relativi all'altezza, cioè alla frequenza del suono, possono consentire un avvicendarsi di consonanze, di quasi consonanze, di quasi dissonanze o di dissonanze complete. Pensate per esempio a Stravinsky, la saga della primavera, che quasi tutta una successione di dissonanze, assume questo avvicendarsi di queste differenze nel suono, assume un poderoso potenziale espressivo. C'è una mosca che mi sta dando un contestino, che genera un contesto ricco, è come nel parlare quando noi sottolineiamo le nostre parole con espressioni tipo la domanda come stai? Oppure, ah, mi sono stufato. Voi capite che la mia frase finisce con una evidente differenza tonale, cioè io esprimo qualche cosa alzando o abbassando la frequenza della mia voce. Quindi il contesto nasce nella casa della musica proprio, l'espressione nasce proprio dall'avvicendarsi di suoni che risultano consonanti e dissonanti, eccetera. Quando la musica, e parlo ora della nuova musica del Novecento, che è stata realizzata soprattutto dal gruppo di Schoenberg a Vienna, si rifiutano totalmente i criteri dell'armonia tradizionale classica, di fatto si introduce nel segnale musicale una grande quantità di entropia o adiabatismo. Queste sono parole fisiche, entropia però tutti sanno che entropia vuol dire disordine, credo che più o meno lo sa. Adiabatismo vuol dire non trasmissione di energia dall'esecutore del pezzo all'ascoltatore,
e questo determina una perdita di contesto e di significanza anche per chi ascolta, toglie quella partecipazione che altrimenti sarebbe presente nell'armonia classica. Philip Ball, per esempio, quel signore di cui vi ho citato il testo all'inizio, che consiglio di leggere, è molto bello, in musica il contesto è tutto, note e accordi trasmettono informazioni e significato perché sono in relazione con altre note e altri accordi. Se noi prendiamo un gatto e facciamo camminare sulla tastiera del pianoforte, è molto improbabile che quel suono che sentiamo abbia del contesto, perché lo schiacciamento dei tasti avviene in modo totalmente casuale. È fondamentale che ci sia quindi un minimo di relazione tra ogni nota e ogni nota che precede e le note che seguono. E quindi, se così non è, parliamo di rumore e non più di musica. E questo spiega perché tanti musicisti dell'avanguardia del Novecento, io premetto, io sono un appassionato della musica del Novecento, i migliori musicisti del Novecento a me piacciono moltissimo, anzi li ascolto con preferenza, ma ci sono anche alcuni musicisti d'avanguardia i quali invece non hanno molto seguito perché hanno rigettato tutti i canoni musicali che forniscono la creazione di un contesto e l'appropriazione dei significati da parte dell'ascoltatore medio, cioè in altre parole hanno disobbedito a quei canoni che Pitagora ci aveva tramandato, che garantivano la possibilità di fare un discorso con accentuazioni e diciamo quella che si chiama insomma, la prosodia del parlato, cioè quel condire il nostro discorso con variazioni di tono che gli danno un colore e rendono più comprensibile il nostro discorso. Molti musicisti del Novecento hanno abolito tutte queste cose ritenendo che non ci dovesse essere alcuna distinzione, per esempio, come diceva Schoenberg, tra consonanze e dissonanze, usandole in modo totalmente libero. Allora, gli spari neurali, io ho provato a calcolarli per il do sol e per il do si, per farvi vedere che razza di differenza c'è. Questi sono quei famosi picchi che dovrebbero raggiungere il cervello in modo ordinato per dare una consonanza. Questo io l'ho calcolato matematicamente calcolando la periodicità dell'energia del suono. Quindi questo è il do sol, è quello che noi sappiamo essere consonante, che lo faccio risentire qui. Suono molto compatto, molto armonico ed è formalmente in termini di energia che arriva al cervello una successione di picchi molto nitidi, molto staccati, periodici. Il do si invece, quello famoso che aveva molti battimenti e che Pitagora diceva che era dissonante, voi vedete che già la forma dell'onda che reggente, l'energia acustica che arriva è tutta differente. Anche questo non è importante. Abbiamo un livello di volume diverso per il do sol che per il do si, io però ce l'avevo messo uguale, ma non perché, ma sarà la rivoluzione. Qui sentite chiaramente i due suoni distinti e il volume di battimenti che dicevo prima. Allora, questa è la forma dell'onda, qualcuno si è preso la briga di dimostrare che se l'energia che arriva al timpano del suono ha questa forma, ha anche i segnali, i famosi spari neurali che arrivano al cervello, hanno anch'essi questa forma, c'è un dei lavori teorici, molto, molto ricca la letteratura, e è una cosa piuttosto ovvia, già guardando così. Ma la cosa più interessante è che oggi si può andare a vedere se per davvero dentro il cervello girano suoni così in questo caso dissonante e così in questo caso consonante. Vedete come si può andarlo a fare. Allora, dei neuroscienziati hanno preso, da parte ci sono molti metodi, ma il metodo più diretto di tutti, hanno preso dei gatti, gli hanno infilato degli aghi nel cervello, li hanno collegati agli strumenti di misura degli impulsi elettrici e sono andati a vedere che avviene esattamente. Cioè che i suoni consonanti hanno questa forma e che i suoni dissonanti hanno piuttosto quest'altra, cioè molto più irregolare, molto meno ripetitiva. Allora, andiamo avanti, questo vale non solo per le due note, ovviamente, se invece di due mettono tre,
quanto sono accordi più complessi, il discorso è meno uguale. Allora, anticipo un attimo solo una cosa prima di passare a quella volontà, faccio sentire la mia voce. Questa è la mia voce, questo le ho aperto, io ho detto l'ho registrato, ho fatto un'analisi di Fourier del segnale e mi è venuto fuori questo segnale. Quindi la voce umana ha molto più un aspetto che assomiglia ai suoni consonanti che non ai suoni dissonanti. Infatti la periodicità, il picco principale, è netta e il rumore in mezzo è molto piccolo. Qui ci stanno un paio di cosette, non so bene come siamo venute fuori, comunque l'importante è questo. Anche se faccio la vocale E, eccola qua, ci sono picchi distanti e equidistanti. Quindi la voce umana è il più evidente esempio di suono consonante. E allora questo fa capire perché noi tendiamo, perfino a livello di un infante appena nato, sono stati fatti gli studi psicoacustici anche sui neonati, perché i neonati tendono a mostrare fastidio che sentono un suono dissonante e invece paiono gioire, secondo le tecniche che usano gli studiosi della psicologia infantile, quando gli arrivano invece suoni consonanti. Perché? Perché gli infanti hanno vissuto 9 mesi in un utero materno nel quale sono stati bombardati da onde acustiche meccaniche prodotte dalla madre ogni volta che parlava o da altre persone che si trasmettevano al petto attraverso le ondulazioni meccaniche che il corpo consentiva al petto di ricevere. Quindi il petto nasce avendo già consuetudine con i suoni di tipo consonante attraverso l'ascolto ripetuto della voce della madre. Sono stati fatti tanti studi sui neonati, sulla musica, quello che vi ho accennato brevemente mi sembra già sufficientemente. Allora, saltiamo un attimo le altre tecniche dei neuroscienziati, perché vedo che è vola. Vediamo cosa hanno fatto quei gatti, perché questo per me è veramente stupefacente. Allora, qui ci sono i miei calcoli, ho messo dentro la quinta perfetta, do sol, ho messo dentro il trigono, diavolo così in musica lo chiamavano nel Medioevo, che è molto meno consonante, ha una qualche ripetitività, però con molta irregolarità. La quarta perfetta, cioè il Do Fa, che invece è sostanzialmente analogo al Do Sol, salvo per una spaziatura un po' diversa dei picchi, e poi ho messo dentro un oggetto molto dissonante, il semitono, cioè il Do e il tasto nero immediatamente adiacente. Condizione di battimenti massima e forma del segnale che va al cervello stranissima. Non c'è periodicità, c'è un oggetto che va crescendo così, raggiunge un massimo, poi scende, poi riproduce esattamente in questo modo. Però non c'è più questa bella periodicità pulita che ha il Do Sol. Allora, i signori che hanno fatto l'esperimento con i gatti hanno messo dentro questi aghi nel cervello dei gatti e guardate cosa hanno trovato. Questo è un lavoro pubblicato qualche anno fa. E qui c'è il suono consonante, cioè a parte questo una specie di spessore che di sotto non so bene che origine abbia, però praticamente quello che io ho calcolato in termini di energia che perviene al timpano si ritrova esattamente qui, cioè una periodicità regolare, precisa. Tra l'altro quella crestina di 3 piccoli picchi in mezzo è proprio quella che viene anche dai calcoli. Poi il Do Fa, lo tritono, in effetti un picco marcato che è questo, qui non è necessariamente la stessa regione di tempi, e poi alcuni altri picchi ma non così perfettamente periodici. Il Do Fa, quarta perfetta, ha esattamente anche lui una periodicità così come quella calcolata, e infine il tono dissonante, il semitono, cioè ha proprio questo andamento qui curioso e non periodico. Ecco, poi avevo anche risposto di Cipolletti per individuare le aree, vabbè, ma non servono più. Adesso li risentiamo tutti quanti. Allora, noi abbiamo già sentito la quinta perfetta che state vedendo graficamente, che corrisponde sia nel calcolo sia nell'esame fatto dai neuroscienziati a questo suono. Il tritono è il
do fa diesis, è una quarta allargata, una quarta maggiorata. Sul tritono ci sono stati musicisti, una volta lo consideravano tremendamente dissonante, lo chiamavano il diavolo su sua musica. Oggi i musicisti come Bartok, per esempio, ne fanno un uso continuo e ormai siamo così abituati a sentirlo che non ci ricordiamo neanche più che è dissonante. E non è infatti molto dissonante, mi darete ragione quando lo faccio sentire. C'è una leggera divisione dei due suoni, non sono più perfettamente fusi, ma non dà nessun fastidio questo suono qui. Rispetto a questo, si sente una leggera perdita di fusione, ma sostanzialmente è ancora ascoltabile. Andiamo alla quarta perfetta, do fa, considerato consonante, gli effetti sia il calcolo sia la misura lo confermano. E adesso andiamo al suono decisamente dissonante, più dissonante di tutti quelli della tastiera, cioè tra il do e il tasto nero, do diesis, che lo segue subito. Allora qui sentirete tutte le discordanze e i battimenti di quella traduzione. I battimenti sono proprio evidentissimi, no? E anche il suono di per sé ha un tono che a me non mi piace molto. È vero che dopo una vita che uno ascolta musica, la soffazione e l'acculturamento consentono di elaborare anche suoni non semplici, però è anche vero che alla fine la dissonanza io riesco sempre a sentirla. I musicisti proprio di professione dicono che loro, dopo una vita che fanno musica, non distinguono più la dissonanza dalla consonanza. Lascio a voi in aula di decidere se questa cosa vi convince o no. La cosa più interessante, e qui arriva la risposta veramente che è un grande schiaffo in faccia ai dodecafonici e a Schoenberg in primo luogo, è che nel cervello, quando gli arriva un suono dissonante, la zona cerebrale che viene eccitata non è la stessa di quando gli arriva un suono consonante. Le zone cerebrali eccitate sono diverse, questa è una diversità addirittura spaziale, cioè un suono dissonante va a interessare una parte del cervello e un'altra. Il suono dissonante. Allora, i neuroscienziati oggi che cosa dicono in sostanza? Che i profili degli impulsi neurali da insiemi di note consonanti riflettono i criteri di armonia scoperti nella musica. Questo che possiamo dire. La differenza tra gli intervalli consonanti e dissonanti ha una realtà qualitativa, non quantitativa, qualitativa, addirittura interessano diverse zone del cervello. Questa risultanza nega la famosa affermazione di Schoenberg: la distinzione tra consonanza e dissonanza è un'antica convenzione culturale. Sapete che su questa frase è stata costruita una gran parte della musica del Novecento, è venuta questa moda di fare una musica nella quale non si tiene più nessun conto né del ritmo né dell'altezza del suono né dell'armonia, consonanza e dissonanza né di nessuno di quegli altri parametri che l'armonia classica ci aveva consigliato di rispettare. E ho concluso le zone del cervello che sono eccitate quando avevo un suono consonante o dissonante sono diverse. Gli spari neurali che arrivano al cervello nel caso delle consonanze sono molto nitidi, periodici e con poco rumore, poca entropia. Conteggio agevole da parte del cervello, il cervello lavora come un contatore, io ho detto che appunto in pratica converte, il nervo ottico converte, il cervello nervoso convertono il segnale analogico in segnale digitale, quindi il cervello deve soltanto contare, si deve contare degli impulsi nitidi e staccati, periodici, i meccanismi di conteggio sono facilitati e quindi la persona che ascolta non è disturbata, trova accettabile e condivisibile il suono che dice. Che cosa favorisce questo fatto? L'attenzione, l'immediatezza del responso, l'aspettativa
e anche la memorabilizzabilità, in sostanza quello che chiamerei il potere emotivo della musica. Cioè, se i criteri della linea classica vengono rispettati, la musica ha il massimo potere emotivo. Per esempio, possono fare degli esperimenti per vedere se la consonanza e la dissonanza vengono distinti tra i neonati, ci sono molti esperimenti, ed è assolutamente chiaro che i neonati rispondono con gradevole, in modo gradevole, alla consonanza e inducono altri tipi di manifestazioni di insofferenza quando si fa manina d'anna, per esempio, in maniera dissonante. Le cavie addirittura, i topi addirittura sanno distinguere. C'è un bellissimo esperimento, dovrei raccontarlo, se qualcuno mi fa una domanda lo racconto, se no lo salto. Perfino i topi hanno mostrato di distinguere una consonanza da un'insonanza. Sono stati fatti esperimenti sui macachi, sono stati fatti degli esperimenti su un uditorio costituito esclusivamente da asiatici, poco affini, anzi del tutto ignari dell'armonia occidentale, e anche un uditorio asiatico ha a larga maggioranza riconosciuto quando sono consonanti secondo noi, anche a loro apparire non sono più piacevoli. Le conseguenze di questo sono che in tutto il mondo i suoni consonanti sono predominanti nella maggioranza dei sistemi musicali della terra. Per esempio, la parola mamma è una terza minore. In tutto il mondo, mamma, che si dica mamma, che si dica mammo, che si dica mamme, che si dica un'altra cosa ancora, però le due note che si usano sono sempre quelle: do minore, do, mi minore. E questo è un fatto ovviamente innato, ci può fare, non è che si. Ci sono un'educazione musicale per apprezzare la piacevolezza di una ninna nanna. Nessuna ninna nanna al mondo è mai stata scritta con toni, con intervalli di suono dissonanti, perché il bambino non ti addormenterebbe, magari non c'è da strillare. E una conclusione che di solito Filippo è che i compositori non possono pretendere di fare quello che vogliono e che ciò sia sempre riconosciuto come una composizione che non tenga conto dei nostri limiti neurali e cognitivi finirà per essere poco amata. Ecco, questo a me sembra giustificare, perché quando in una sala, io vengo sempre a Santa Cecilia, sono abbonato, quando in una sala c'è un pezzo dodecafonico o altri pezzi che hanno simili caratteristiche, la sala è tanto è vero che non suonano mai quella musica da sola, mettono sempre un bel Beethoven o un bel Schubert al primo tempo e mettono una musica di Schoenberg al secondo, perché allora la gente in qualche modo ci viene a sentire una parte e poi non osa più andare via e ascolta anche il resto. Queste sono osservazioni che io ho fatto più volte in tanti anni di frequentazione delle sale di musica. Ecco, questo non ne parlo, lo lascio perdere, perché tempo, e quindi vi ringrazio per la cortese attenzione. Io sono a disposizione per eventuali aggiunte o chiarimenti. Approfitterò per dire, non vorrei essere frainteso, non vorrei che chi esce da qui dicesse che sono un nemico della musica innovativa del Novecento, che non è assolutamente vero. Nel Novecento abbiamo avuto un'infinità di grandi compositori, basta pensare a Stravinsky, a Bartok, a Prokofiev, a Debussy, a Ravel, a Shostakovich, a Janacek. Vabbè, non voglio esprimere i miei nemici, ma potrei andare avanti fino a 20 almeno. Sono grandi musicisti che a me piacciono moltissimo. Abbiamo avuto però anche quella specie di passo falso che è stata quella decisione di abrogare tutti i canoni classici. Niente più ritmo, niente più armonia, niente più consonanza, tutto è uguale. E io dico che questa musica è un po' come quel filosofo che diceva che di notte tutte le vacche sono nere, cioè a un certo momento si toglie esattamente il contesto e significanza quando si considera tutto equivalente, non si dà più peso né al ritmo né all'alternanza delle consonanze e delle dissonanze.
Prego. Posso, prego. Lei ha citato delle risonanze difficili, no? Come quelle a semitono tra il do e il bemolle e altre cose, no? Però normalmente oggi nella musica moderna queste dissonanze vengono coperte da normalmente note di passaggio, sono un'abitudine che almeno molti di noi hanno a sentire note dissonanti non in contemporanea ma in successione, che portano anche ad accordi complessi che le inglobano tutte e le fanno sentire gradevoli. È esattamente quello che io ho brevissimamente accennato, cioè le dissonanze sono fondamentali nella musica complessa a cui noi oggi vogliamo accedere, perché non siamo più ai tempi di Vivaldi o di Bach che ci piacevano le cose quando erano solo consonanti, anzi io ho detto proprio che la dissonanza è l'emancipazione della musica. Il tessuto musicale, come lei ha descritto, è appunto più ricco, più complesso. E noi uomini del 2000, con un cervello che ha potuto godere dell'evoluzione della musica di secoli, e come la conoscenza nostra personale, ci aspettiamo appunto delle cose complesse, quindi dei giochi di consonanze e dissonanze, che è quello che lei ha detto, mi sembra. E questo certamente è vero. Infatti, quando io ascolto Stravinsky nella Sagra della Primavera, che è uno dei pezzi che hanno iniziato proprio a fare ampio uso della dissonanza, godo molto di più che sentivo un Mozart, il quale è carino, però gira e rigira, c'è sempre i soliti accordi, prevalentemente consonanti, con qualche fantasia ogni tanto, ma certamente molto più scontato. Ma io ho una certa età, tutta la vita che ascolto musica, il mio cervello probabilmente si è formato in modo tale che non si accontenta cioè solo di un semplice tema lineare, consonante, ma pretende invece di sentire qualcosa di più complesso. La complessità è importante, in qualsiasi scienza, in qualsiasi attività umana, la complessità è una dote che si aggiunge alla semplicità. Scusi, io vorrei fare una domanda, che di esprimere in una maniera. Normalmente gli strumenti si accordano in basso di 440 Hz, no? Alla scala mi sembra che 400 chi suona la scala sono 440 è una convenzione. Invece ho sentito dire, però una cosa che mi ricordo così molto vagamente, quindi rischio di dirla in maniera improcedibile, che accordandosi sui 384-305 si ha un beneficio del corpo. Nel corpo? Sì, da fisico? Prego. Fisico? Fisico, cioè il suono che crea diciamo un ascolto migliore. Volevo chiedere se lei ha approfondito questa cosa. Sì. L'ho letto molto tempo fa, non la ricordo esattamente la cosa. Allora, volevo dire se in relazione sì, con capito benissimo, è un problema secolare. Nel 600 per esempio i musicisti fissavano in là, su cui si dovevano sintonizzare tutti i musicisti dell'orchestra, a piacere loro. Per esempio Handel aveva un organo in cui là era addirittura 580 Hz, molto più in su di quei 440 che lei ha nominato, mentre invece altri come Bach per esempio stavano sui 415, quindi più vicini a quello che usiamo oggi. La differenza in cosa consiste? Che gli strumenti accordati in modo che il La sia spinto più in alto o più in basso cambiano di sonorità. Quindi per esempio se noi vogliamo che un violino sia molto sonoro, possiamo essere avvantaggiati da fissare il La al di più in alto. Questa libertà di movimento a un certo punto è stato deciso che sia solo confusione e che quindi bisognava internazionalmente mettersi d'accordo su un La fisso, in modo che tutte le orchestre lavorassero nelle stesse condizioni. Ed è stato fissato prima, nel 36 mi sembra, un La di 435 Hz, poi forse qualche altro piccolo ritocco, e più di recente, non ricordo l'anno esatto, ma lei, mio amico Lano, sa, diciamo negli anni 50, più di lì, siamo arrivati ai famosi 440. Ora, questa è la frequenza del La fondamentale concordata internazionalmente, è uno standard. Però, se uno, certi direttori d'orchestra, per sembrare più brillanti e avere più applausi,
tirano su un pochino in là, perché tutta l'orchestra diventa più sonora e la gente ha la sensazione di un'esecuzione più brillante. Per esempio, io so di qualche noto direttore che suona a 450 Hz. Naturalmente noi non ce ne accorgiamo, nemmeno chi ha l'orecchio assoluto se ne accorge. Le persone con l'orecchio assoluto sono quelle che, sentendo una nota, dicono è 400 Hz. Però non sono così finemente assoluti da accorgersi se l'orchestra, tutti gli strumenti, si sono portati un pochino più in alto. Quindi un'orchestra accordata sui 550, difficile che il pubblico normale se ne accorga, è difficile anche per un musicista e anche per uno che ha orecchio assoluto. Quello che ha detto lei è che abbassando le frequenze si ha un beneficio fisico, lo potrei soltanto vedere con l'idea che forse una musica con le frequenze abbassate sia più rilassante, forse. Se in là lo tiriamo giù a 300, cosa ha detto? Adesso io non lo ricordo, sentiamo a 300. L'ho detto molto tempo fa, no? Sì. E siccome ho così ascoltato lei con attenzione, relativamente al fatto che vorrei per una certa dimensione, quindi che durerà una certa frequenza, non lo so, adesso pensavo che da un punto di vista biologico ci fosse questa sensazione diversa, proprio perché rientra da un punto di vista biologico più in sintonia con, in armonia col corpo umano. Oggi ci sono dei medici che sostengono che con la musica si possono curare notevoli malattie, in particolare l'Alzheimer. E naturalmente loro sono quelli che cercano di vedere se qualsiasi musica va bene o solo certe, e se per caso non conviene, per esempio, abbassare le frequenze, ottenere quindi un campo ancora in esplorazione, in cui c'è una magia dietro, io ci credo, non ci credo, insomma. So che ci sono addirittura degli istituti che fanno la musicoterapia, nel senso di anche proprio per guarire malattie, non solo per rilassare e rasserenare gli animi, ma anche proprio per curare le malattie. Io voglio sentire i topi. Vuoi? Sentire che cosa fanno i topi. La storia dei topi è molto bella, è un'esperienza fatta da un gruppo di norvegesi pubblicata 20 anni fa. Allora, mettevano dei topi dentro una gabbia e mettevano dei pezzi di topi, facevano due percorsi possibili. Alla fine dei due percorsi c'erano dei pedali, come quelli dell'organo, diciamo, e su questi pedali appoggiavano dei pezzi di formaggio. Quando il topo doveva mangiare il formaggio, doveva salire su quel pedale, e il pedale faceva così e faceva partire una nota. Allora, su un pedale avevano collegato un do sol, cioè un bel suono consonante, e sull'altro pedale un do re, cioè una roba brutta dissonante, in base ai criteri che abbiamo discusso. Mettevano i pezzi di formaggio lì. Il primo giorno i topi si precipitavano nei tunnel e arrivavano circa 50 di qua e 50 di là. Montavano sul tasto, sentivano il suono, si mangiavano il formaggio e andavano via. Man mano che i giorni passavano, quasi tutti i topi andavano dalla parte del suono consonante e ignoravano il formaggio dalla parte del suono dissonante. Allora questi ricercatori un po' sadici facevano degli scambi di formaggio. Laddove normalmente il formaggio consonante, si mettevano invece il formaggio sul tasto dissonante, e allora piano piano i topi ricominciavano a spostarsi di nuovo di là, e poi alla fine, dopo un po' di volte, erano tutti dalla parte di nuovo del suono consonante, che era il pedale dove fino a un certo momento c'era stato invece il suono dissonante. Ha pubblicato questo articolo in Pompa Magna su Physical Review ed è stato considerato una cosa credibile, insomma, non si poteva dire che non era vero, si poteva ripetere l'esperimento, ma non credo che nessuno abbia mai ripetuto, perché oggi le neuroscienze fanno meglio, cioè vedono addirittura i segnali meglio ancora. C'è un'altra domanda, ma secondo te negli animali, negli uccelli per esempio, sono in gioco gli stessi meccanismi o no? Sì, io so che hanno fatto esperimenti nei macachi, l'ho detto prima, l'ho detto, no?
con la cacchi, i topi, in alcuni altri animali sì, stiamo verificando che hanno chiaramente mostrato di fare una differenza tra no, no, ma visto che gli uccelli cantano, quindi fanno in qualche modo. Ah, devo parlare del fare la musica loro. Sì, io ho letto qualcosa sul canto degli uccelli. È vero, cioè, si possono educare degli uccelli a fare delle canzoni. Ci sono degli uccelli che hanno sufficiente capacità di canora da formulare persino note diverse, secondo me. E non solo, ma nel caso degli uccelli è molto chiaro che è un apprendimento di tipo imitativo. Cioè un uccello, mi pare che te l'avevo anche detto, un canarino, un usignolo, quando nasce, non canta come gli altri usignoli. Deve vivere un po' in un ambiente di usignoli, poi cioè, parecchi, insomma, e allora comincia a imitarli e canta da usignolo. Se si mette un usignolo in mezzo ai passerotti, non canterà mai da usignolo. Questo è un fatto interessante, ma non chiarisce la questione però di risonanza consonanza, non è correlato a quello, o no? Tu speravi che gli uccelli si rifiutassero di cancellare. No, non so se è stato studiato quanta dissonanza e quanta consonanza c'è nel canto degli uccelli, prima e dopo l'apprendimento. Ah, ecco, la domanda era in quel senso lì. Se il canto di un uccello, ma intanto la voce umana anche quella degli animali è una voce armonica per il semplice motivo che nasce da corpi vibranti, quindi per definizione ha un andamento, soprattutto se poi è semplice, cioè se ha pochi toni. Il caso degli uccelli è un suono che assomiglia a quello di uno zucchero, se vogliamo, uno strumento molto semplice dove gli ipertoni praticamente non ci sono, quindi il discorso consonanza e dissonanza in quel caso diventa molto vago, perché se non ci sono gli ipertoni, due suoni non sono mai né consonanti né dissonanti, perché non ci possono essere imbattimenti, non essendoci gli armonici superiori e la possibilità di coincidenza. Quindi nel caso degli uccelli si tratta di strumenti estremamente semplici e può darsi che in effetti il canto dell'uccello risulti sempre gradevole, se il timbro è gradevole. Se però mi prende una bella cornacchia che ha un timbro, ma il timbro, attenzione, il timbro ha un suono sgradevole, la cornacchia, ma non perché sia risonante, ma proprio perché il timbro è cattivo, come una persona che ha una voce roca rispetto a una che ha una bella voce limpida. Scusi, io ho una voce titolare e devo fare un esame. Cosa vuol dire? Il mio esame potrà essere. Io noto nella sua voce una qualche lieve. No, io ho notato anche adesso che lei ha parlato nella sua voce una strano sì. Un timbro, sì. Bitonale. Bitonale, ho fatto pensare perché avevo avuto anni fa dei punti sulle corde. Allora, non ho fatto anche voce bitonale, però deve fare un'altra esame perché ha una voce bitonale. Esatto, non è che i medici usino questi termini sempre appropriatamente, però lei ha una voce indubbiamente che stranamente sembra quasi due voci sono apposte, questo è vero. Io parlo fortissimo, anche perché sono posso. Vabbè, grazie. No, io noto una voce un pochino insolita, diciamo, però non so dire niente. Canto lo stesso, tanto. Canto? Sì, canto così. Se è bitonale così. Due cantanti allora. Io ricordo il mio collega che aveva l'abitudine di parlare come sto parlando io adesso. Sembrava si arrabbiava, improvvisamente entrava in falsetto, sembrava un'altra persona. Sembrava un'altra persona, in quel caso era proprio diverse, cioè utilizzava le corde vocali con due tecniche differenti. La corda vocale se è libera emette palo fondamentale e ipertoni. Se però è stressata, come può succedere se uno è arrabbiato nel fuori mondo, la corda vocale può essere posta sotto tensione e può non oscillare veramente come dovrebbe, e allora può venire fuori il suono di falsetto, che è un suono raddoppiato in frequenza rispetto al suono normale. E quindi quando questo si arrabbiava, tutti
perché iniziavano a guardare il soffitto perché sapevano che dopo un po' sarebbe arrivato sì, un po' di nato. Però si possono collocare dei moduli, scusate, sforzando l'anima. Bene, grazie della di voi è curioso di